Ciao amici! Quando si assiste a un evento strano, raccontarlo è una cosa, ma farlo vedere in immagini è molto meglio. Oggi abbiamo scelto per te una serie di 15 momenti assolutamente strani filmati dalle telecamere. Immagina che un cane te la faccia addosso mentre sei occupato al telefono, oppure che un ladro si ritrovi agganciato alle punte del cancello mentre tenta di fuggire. Sei pronto a scoprire questi momenti e molti altri ancora? Preparati, si parte! I cani sono fedeli, gentili, ma anche imprevedibili. Questo video, catturato da una telecamera di sorveglianza a Rio de Janeiro, mostra un uomo seduto serenamente sul marciapiede. Mentre era concentrato sul suo telefono, un cane ha fatto irruzione dietro di lui. Dopo averlo annusato bene ed essersi assicurato che la sua schiena fosse il posto ideale per urinare, il cane si è messo a proprio agio. L'uomo si è velocemente reso conto che la sua schiena era bagnata da un liquido caldo e si è subito alzato come una furia e ha provato a dare un calcio al cane. Questo video è la prova perfetta che gli animali possano talvolta mostrarsi più civili rispetto ad alcune persone. Le immagini di questa telecamera di sorveglianza mostrano un elefante allo stato selvatico che si avvicina a una casa davanti alla quale si trova un cassonetto. Ciò che succederà è allucinante. L'animale, che nota che dei rifiuti erano sparsi per terra, li raccoglierà con la sua proboscide e li metterà direttamente nel cassonetto. Incredibile, vero? Questa sequenza è assolutamente esilarante. Ti presentiamo il ladro più goffo e più scemo di tutta la terra. Volendo scalare un muro dopo aver rubato qualche bottiglia di birra in un supermercato, un ladro ha incastrato i vestiti sulle punte dei cancelli ed è rimasto appeso alla porta. La cosa più divertente è quella che ha perso i pantaloni nel suo tentativo di fuga. Non immagino la faccia dei poliziotti quando sono venuti ad interpellare l'uomo a testa in giù e con le chiappe al vento. Hai già visto un orso fare i suoi acquisti in un supermercato? Guarda bene, perché non avrai mai più l'occasione di vedere una scena del genere. In California, negli Stati Uniti, un orso ha fatto irruzione in un supermercato per farvi la spesa. Ha passeggiato per molto tempo tra gli scaffali, che sembrava essere un'eternità per le persone presenti sul posto, e si è soffermato particolarmente al banco frutta e verdura. Il luogo è diventato deserto nel giro di qualche secondo, si ignora ancora come abbia potuto penetrare nel supermercato, ma una cosa è certa, è quella che si sarà decisamente riempito la pancia. Invece, in questa sequenza, sappiamo perfettamente come quest'orso ha potuto entrare in questa fabbrica russa di pesce. Vi è molto semplicemente entrato dalla porta sul retro dell'hangar. Mentre questi impiegati stavano caricando la loro merce nei camion cargo, improvvisamente è spuntato un orso nella stanza. L'animale, sicuramente attratto dall'odore, sembrava essere proprio determinato a servirsi nelle borse di pesce. Appena hanno notato la sua presenza, gli impiegati, terrificati e stupiti, si sono allora sparpagliati tutti in meno tempo di quanto ci sia voluto per dirlo. Troppo spaventati di finire sotto i denti dell'animale, non riesco nemmeno ad immaginare lo spavento che avranno avuto. Ti è sicuramente successo che la tua tenda da campeggio ha preso un grande colpo di vento e che si sia spostata di qualche metro mentre lottavi per piantarla. Invece siamo sicuri che non hai mai visto una tenda così grande volare via completamente, portando con sé un uomo. Quest'ultimo stava preparando una festa quando una folata di vento particolarmente violenta ha fatto volare la tenda della cerimonia su una recinzione vicina, con lui appeso sopra. Ma non preoccuparti per lui, è soltanto andato a prendere un po' d'aria. Per fortuna non è rimasto ferito, è stato più lo spavento che il danno, in sintesi. Attento, questa è la cosa più strana che vedrai nella tua vita. La telecamera di sorveglianza di questa casa di La Junta in Colorado ha immortalato qualcosa di magico. Nella notte, una creatura filiforme dalle orecchie a punta, somigliante stranamente a Dobby, l'elfo di casa che troviamo nei libri o nei film di Harry Potter, sembra uscire dalla casa e allontanarsi. La silhouette minuscola sbatte le braccia prima di camminare davanti all'auto. Il video si ferma appena dopo che l'elfo sia passato, senza che si possa avere abbastanza elementi per spiegare il mistero, e io che non credevo affatto alla magia e alle favole. Appunto, parlando di magia, questo video è assolutamente incredibile. In questo grande viale in Cina, a Wintai, tre veicoli, due minibus e un'auto, si sono fatti capovolgere da una forza potente, invisibile, come se si trattasse di una folata di vento violenta. Però non era così. Il video delle auto in levitazione ha suscitato l'interesse di numerosi internauti, ma il mistero sarebbe stato finalmente risolto da una spiegazione perfettamente razionale e tangibile. Secondo gli internauti, la levitazione improvvisa è stata
provocata da un cavo piazzato sulla strada che si è allungato dopo essere stato incastrato nello spazzolone dell'auto spazzatrice che si trovava più lontano nello stesso momento. Sì, ha un senso. Non c'è mezzo migliore di assicurarsi dell'infedeltà del proprio compagno che piazzare una telecamera di sorveglianza discretamente in un angolo della casa. Ebbene, è esattamente ciò che ha fatto quest'uomo dopo aver dubitato della fedeltà della sua ragazza. E per un po' più di suspense, l'uomo è persino passato da un programma televisivo per perfezionare la sua trappola. E indovina un po', il topo è stato preso. Mentre suo marito era appena uscito di casa, questa donna ha iniziato a girare in asciugamano, poi ha chiamato il suo amante. Grosso errore. Il marito era nello stesso momento nell'auto in compagnia della presentatrice del programma. Entrambi stavano visualizzando le immagini catturate in tempo reale dalla telecamera nascosta. Nel momento in cui la donna faceva un massaggio al suo amante, il marito ha fatto irruzione nella casa. L'amante in questione si è allora nascosto nella parte superiore dei duplex e si è sdraiato sul letto matrimoniale. Sapendo perfettamente ciò che stava accadendo, il marito ha fatto finta di cercare l'uomo un po' ovunque e alla fine ha messo le mani su di lui. Degno di una vera scena di cinema, a testimonianza che una buona interpretazione d'attore cambia tutto. Quell'uomo avrebbe dovuto saperlo prima di fare un dito medio maestoso alla scimmia. Sembrerebbe che quest'ultimo non abbia proprio apprezzato il gesto e la sua vendetta sia stata perlomeno sconvolgente. In questa città in India i passanti possono farsi attaccare da scimmie in qualsiasi momento senza ragioni, ma inoltre, quando le provochiamo, queste ultime possono mostrarsi piuttosto virulente. Non bisognerà venire a lamentarsi la prossima volta e se ti succede di farti un giro in questa parte del mondo, tieni bene a mente queste immagini prima di mancare di rispetto a un essere vivente. Che sia una scimmia, una mucca o persino un essere umano. Eccone uno che visibilmente non ama molto il suo mestiere. Attenzione, pacco fragile. Sembrerebbe che a Lolita Owens, autista che lavora per conto della società famosa di trasporto FedEx a Chicago, non gliene importasse molto. Le telecamere di sorveglianza di questa casa l'han filmata un giorno mentre fa una consegna un po' caotica. Volendo depositare il pacco dal destinatario, Lolita non si è disturbata nel suonare o depositarlo gentilmente per terra. Lo ha molto semplicemente lanciato sopra al cancello e il pacco si è ritrovato per terra. Sicuramente a pezzi, visto che si trattava di uno schermo di un televisore. Il corriere aveva una grande giornata stressante quel giorno e aveva consegne pesanti da effettuare. Lanciando il pacco sopra la recinzione, ha pensato di guadagnare tempo. In realtà ne avrà guadagnato molto, visto che attualmente sarà sicuramente disoccupato. FedEx ha ovviamente reagito al video che ha fatto il giro del web ed è stato visualizzato milioni di volte. La società si è detta scioccata da comportamenti del genere e ha presentato le sue scuse ai consumatori del mondo intero, assicurando che questo comportamento non corrispondesse all'immagine della loro società. Immagina che tu prenda l'ascensore e che all'improvviso il pavimento inizi a sbriciolarsi sotto i tuoi piedi. Come reagiresti? In modo da promuovere la qualità eccezionale dei suoi schermi piatti, la marca famosa LG ha avuto l'idea di organizzare una piccola sessione di candid camera e di incastrare delle persone negli ascensori nei Paesi Bassi. La marca ha piazzato sulla superficie del pavimento di un ascensore degli schermi piatti spenti, che sembrerebbero essere un pavimento. Quando l'ascensore si mette in moto, l'apparecchio si oscura. Gli schermi si accendono e le presunte piastrelle crollano una ad una sotto i piedi delle vittime, dando loro l'impressione che si faranno risucchiare dal vuoto. Grazie alla loro definizione molto alta, gli schermi danno una grande impressione di realismo. Le persone trappolate hanno allora la sensazione che l'ascensore cadrà a pezzi. Ovviamente si capisce presto di cosa si tratta, non è difficile indovinarlo. Ciò non toglie che la gag ha dato loro un bel piccolo spavento per iniziare la giornata. Farsi incastrare da una ragazza carina non succede tutti i giorni. Per fortuna queste immagini sono state registrate dalla telecamera di sorveglianza di questa metro, altrimenti sarebbe stato molto difficile da credere. Mentre aspettavano saggiamente la metro, questa ragazza, che deteneva una bomboletta spray, ha avuto l'idea di disegnare un pene sul cappotto di un altro passeggero che aspettava sul binario. L'uomo, che aveva le cuffie sulla testa, non si è reso conto di ciò che succedeva alle sue spalle. Completamente immerso nel suo mondo, si è introdotto nella metro e ha sicuramente fatto ridere molti. Allora, cosa pensi di questi 15 momenti strani registrati dalle telecamere di sorveglianza? Quale ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!